Salve, qui il vostro Santen Chan in un altro episodio nel quale mi tratterrò a chiacchierare con voi di svariati temi. Dato che non ho organizzato questa trasmissione, la potrei titolare Va pensiero, perché tratteremo fra le altre cose delle letture degli interessi balenghi che ci piacciono tanto al nostro amico Pietro Trevisan. Quindi è un po' come se gli dedicassi a lui, mio stimato seguace, questa trasmissione. Spero, caro, ah no, Paolo mi sembra, sì, non so se ho detto Marco, vabbè. Adesso cambio anche il nome alla gente. Caro Paolo, si vede che pensavo al travaglio. Caro Paolo Trevisan, spero che ti piaccia questa puntata, a te in particolar modo dedicata, perché vedi, non solo te da giovane hai letto cose balenghe, io ne ho lette moltissime. E quindi saluto anche il nostro amico Marco Travaglio, visto che in qualche modo l'ho nominato, e se gli serve un collaboratore per il suo fatto quotidiano, che lo faccia sapere. Allora, a ruota libera, senza copione e senza forse sapere neanche che dire, inizio ad esternare, perché oggi mi sento ispirato, e a volte sono ispirato di condividere interessi, ma mi devo organizzare al momento. Accendo la filmatrice e esce quello che esce, perché io sono pigro e poi se mi scrivo qualcosa poi sembra che me la scordo e che me la sono imparata a memoria. Invece così, vabbè, 3, 2, 1, ciak, si gira. Salve care amiche ed amici, come detto nell'intro, ho dei temi balenghi da presentarvi e poi magari anche altre considerazioni amene. Perché Paolo Traversi, devi sapere che anch'io da giovane ho letto cose balenghe, e non tanto giovane. Avrò avuto 20-22 anni, forse di meno, forse di più, quando comprai i seguenti libri, che sono molto interessanti, ma che appunto non ci si aspetterebbe di trovare, o forse no, nella biblioteca di un razionalista agnostico e ateo come me. O forse proprio perché sono razionalista agnostico ed ateo che leggo queste cose. Ta-tan! Ho l'onore di presentarvi, come facevo una volta nella rubrica letteraria, niente cocò di meno che innanzitutto bello questo, Magia della piramide. Che dice che è un testo di grande attualità e dice delle cose che sono una cozzaglia di che non me ne vogliano i piramidologisti, una cozzaglia di tutte le cose che si possono trovare nei libri delle Mediterranee e di filosofia in generale. Addirittura insegna come fare talismani nuovi ispirati al Necronomicon, libro di fantasia di Lovecraft. Quindi la razionalità di questo testo è fuori discussione, infatti non è per niente razionale. Vi immaginate quello che volete sulla base di queste cose. Però ancora, sebbene è un testo interessante di per sé, perché quando uno gli va di cazzeggiare legge queste cose, no? Però è un testo che ancora si mantiene coerente. Un momento. Dicevo, sebbene questo sia un libro di rituali moderni di magia,
naturalmente non parta per la tangente con riguardo alla realtà, ancora si mantiene nei libri classici. C'ha ancora qualche coerenza con quello che è l'editoria dei libri di magia tradizionale, eccetera, mischia moderno con vecchio, letteratura con tutto il resto. Però entro tutto stiamo nell'ordine dei cazzeggi tradizionali, diciamo. Ecco, invece chi la spacca è l'autore di questi libri, che io ne ho comprati solo due. Mi emozionava leggerli perché sono realmente delle cazzeggiature magistrali, e infatti li avrei comprati tutti. Poi ha fatto un cofanetto di 9 o 12 opere, però diciamo che è peggio di Lovecraft, cioè la magia rossa e la magia stellare. C'era un terzo volume della trilogia, qua addirittura lui dice di essere in possesso del vero Necronomicon. E poi la magia rossa, nel quale spiega l'opera di Aleister Crowley, che lui si dice il successore di Crowley. In realtà ogni pazzo si dice il successore di Crowley, di Aleister Crowley, e non c'è un successore, perché non è come il Papa che lascia un successore. Ognuno si crede il successore. Quindi ci sono tanti successori indiscussi di Crowley e della Blavatsky nel mondo, indiscussi, perché chi li vuole discutere? Se già sono pazzi c'è poco da discutere. E, non so, per dire, ci sono tante cose pazzesche in questo libro, che parla di cose allucinate che già neanche i libri classici o moderni della magia riescono a raggiungere il livello di minchiata galattica che c'ha questo. Dopo un'introduzione storica che cita i Templari, Filippo il Bello, e poi parte per la tangente con delle descrizioni che naturalmente si ispirano a Crowley e alla magia, ma parla di migliaia di miliardi di anni fa, quindi non si sa di che. E poi sempre scoppiazzano tutte le tradizioni del passato. Non so se loro credono a questo che fanno qua. Mischiano fantasie con dati storici. Forse ci credono veramente. Ecco, quello sarebbe più preoccupante, che ci credano veramente. Se uno se lo impara a memoria, questo si fonde il cervello. Io invece l'ho letto, per fortuna, anzi non l'ho letto neanche tutto, perché a volte sono più un collezionista di libri balenghi che non lettore provvidente. Ecco, questi sono stati alcuni. Non, certo, non ho letto tutti i libri balenghi, per fortuna. Nella mia vita ho fatto cose migliori, però mi interessano le eccentricità. Come anche questo libro, Il Mago, che è interessante, però non è coerente alla figura del mago storico. È un mago inventato, anche lui ispirato a Crowley, che ha modificato la magia in occidente, nell'occidente moderno, e mischia tutte cose. Poi che altro posso fare vedere? Questo è il libro più balengo che non ho comprato, mi hanno regalato. In pratica è uno psicologo, anzi un parapsicologo napoletano, che dice che c'ha, attraverso l'ipnosi regressiva, e dei colloqui con gli spiriti maestri. Ecco, in pratica mi sembravano più che spiriti maestri, per come parlavano, dei posteggiatori abusivi di Posillipo. Una mia amica me l'ha regalato di Messina, e il bello è che lei voleva consultarlo per dei suoi problemi e dice che non era disponibile, poi le visite se le fa pagare care.
Io non so, già sono scettico nei confronti delle tradizioni religiose in generale, che quando le leggi sono tutte coerenti perché hanno una coerenza interna, ma poi quando ti ritrovi in circoli di yoga o di altre religioni, incluso nelle chiese cattoliche, dici: ma che cosa sto facendo qua in mezzo a questi pazzi? Infatti, poi tutti presi dal fremito della fede credono in qualsiasi cosa. Ma questo, che addirittura mischia tutte le tradizioni in modo strampalato, con i dialoghi che dovreste leggere, che sono allucinanti, lui ha il turbo e avanti, caspita se è avanti, però è giusto così, qui non si manifesterebbe più in gioia. Cioè, le guide spirituali immateriali dell'aldilà gli parlano come dei posteggiatori abusivi, come degli idraulici, come dei macellai, cioè proprio dei dialoghi terra terra, che più di così il libro non potrebbe alzarsi dal pavimento. È interessante se ti vuoi fare quattro risate, ma già sulle 350 pa 360 pagine che ha, già ti fermeresti alla decima o alla cinquantesima, perché proprio più terra terra di così, più antispirituale di questo. Infatti, un libro di psicologia transpersonale trascendente, attraverso l'ipnosi, sembra che due balenghi si ipnotizzavano a vicenda per avere delle esperienze di isteria collettiva e di suggestione compartita. Veramente, è costato alla mia amica 10 euro. Forse adesso che me l'ha regalato, non so se nel 2009, 2012, l'autore ne ha fatti altri. Non vi dico l'autore perché si dice il peccato e non il peccatore, però se vi capita di comprarlo, non lo comprate. Perché? Perché forse è meglio con 10 euro comprare della carta in bianco, veramente dei colloqui così scemi, ma è meglio leggere delle tradizioni, almeno ci sono degli archetipi dietro, non, cioè leggiti la vita di Milarepa, leggi questo, me l'hanno regalato, l'ho letto perché mi sono sentito in obbligo di leggerlo. Quando ti regalano un libro lo devi leggere, quando lo compri tu magari non lo leggi. Infatti, siccome che è un regalo, lo metto con cura. Poi, siccome volevo trattare dei libri balenghi, non è che ne ho molti. Fortuna. Vabbè, qua c'è un altro. Questo è il più balengo di tutti: Rituali di alta magia, che in pratica spiega un cristianesimo esoterico. È una pizza della Mediterranea. Non dico che sia cattivo, per chi crede nel cristianesimo, credere che ci sia un cristianesimo esoterico, magari è consolatorio, però non mi ha portato nulla. Il giardino dei melograni è ancora meglio dell'altro, cioè, però è come riscoprire nella tradizione cabalistica degli Sefer Yasso, non so che, la magia nera. Infatti, qua c'è esposto l'albero della vita, ma anche l'albero della morte. L'albero della vita, qua, l'albero della vita. E poi, vabbè, non mi sono preparato questo, il Ruach, e ci sarebbe i quattro mondi sull'albero. Vediamo un po' se appare. No, non riesco a trovare l'immagine, ma qua parla anche di un albero invertito
È molto interessante per chi si vuole interessare a queste cose. L'Adamo Eterno, e magari è molto interessante chi ti dice, però ecco, la Cabala per me è un'astrazione di concetti e io non sono religioso, quindi non è tanto balengo come tutti gli altri, però voglio dire, ti aggiunge poco, anche perché sono degli studi molto specifici e che te ne puoi fare di meno se non c'hai una concezione religiosa. Però ecco, sapevo che adesso non riesco a trovare che parla anche dell'albero della morte. Non riesco a trovare lo schema. Questi sono i meno balenghi fra i super balenghi che ho. Poi ne ho altri. Ecco, il giardino, il cammino del serpente è molto interessante invece perché è una monografia. L'enigma dei Rosa Croce ancora non l'ho letto e l'ho comprato alla fine degli anni 90. Forse è interessante come biografia e monografia sui Rosa Croce, perché esprime molti concetti, ma non so fino a che punto di parte. Qua l'autore dice che si rifiuta di prendere in considerazione gli studi di Edward Alexander Crowley, cioè Aleister Crowley, perché è troppo balenghi. Vabbè, l'enigma dei Rosa Croce e Mediterranei. Questo ancora non l'ho letto veramente. Sembra un libro nozionisticamente corretto, però fino a che punto attendibile non lo so. Poi un libro, qua ce ne sono due. Uno buono. Ta-tan! Autobiografia di uno yogi di Paramahansa Yogananda. Questo è buono perché è una biografia della spiritualità nell'India. Quindi narra l'infanzia e la gioventù del noto yoga che fu negli Stati Uniti a diffondere lo yoga massivamente, Paramahansa Yogananda. In pratica ne narra la vita, anche se romanzata, quindi è buono. Sai come vivevano e pensavano secondo Yogananda gli indù, perché certo è un'opera di parte. Invece c'è questo che è molto balengo, che io pensavo che fosse come l'autobiografia di uno yogi, che è L'eterna ricerca dell'uomo. Questo invece è una cazzata suprema, perché sono tutti aforismi sul cristianesimo e su Dio, quindi a me non me ne viene niente. Me ne sono pentito di averlo comprato a 20.000 lire. Tre vie verso la coscienza cosmica, la natura di sogno del mondo, ma sono tutti concetti che ho già letto, come leggere il carattere. Infatti non l'ho letto ancora molto questo libro. Sono tutti concetti che sono espressi dai testi sull'induismo e sul buddismo che ho, quindi è una ridondanza. Per diffondere lo yoga, che è indù quello che lui pratica, ai cristiani fondamentalisti nordamericani, quindi traccia dei parallelismi fra il cristianesimo e l'induismo. In pratica non ve lo consiglio di comprare, come invece vi consiglierei di comprare l'autobiografia di uno yogi. Poi che altro dire? Sono libri che peraltro da molti anni non leggo. Questo dipende da poco, questi dipende da come li si consideri. La rivoluzione umana che io ho in spagnolo della Soka Gakkai. Qua sono usciti due o quattro tomi, non lo so. Dal punto di vista storico sono interpretazioni di quello che è successo dal dopoguerra in poi di Daisaku Ikeda. Beh, la Soka Gakkai è una delle poche società buddiste molto faziosa. Se li leggete questi libri, prendeteli soltanto come
pensieri e aforismi sociali, perché dal punto di vista religioso io non ci ho trovato nulla. Sono dei libri di attivismo religioso di una società molto involucrata nella politica nipponica. Infatti, guardate il segnalibro. Non ho superato del tomo 1, che è una collezione di libri piccolini, la pagina 101. E il primo tomo c'ha 400 pagine, il secondo 450. Quindi significa che, cioè, è una cronaca delle attività sociali della società buddista Soka Gakkai in relazione all'ambiente, il clima socioculturale del dopoguerra. Quindi non c'è molto di religione per me qua, è soltanto una cosa degli scritti mondani di una società attivista, che non ho capito di che è attivista. I libri di Castanera ve li consiglio tutti, soprattutto la famosa trilogia, che io ancora devo finire di leggere. Il più bello è Viaggio a Istlan. Delle belle esperienze di vita on the road, una realtà separata è anche bella. La scuola dello stregone, che ricorda nella copertina i gialli Mondadori dell'astrolabio. Però voglio dire, non mi è mai venuto in mente di avere queste esperienze, sebbene siano molto ben narrate, perché non sono scemo, io non mi drogherei mai. E poi, a che serve drogarsi per andare in una realtà separata? A volte basta staccare con la realtà e leggere un buon libro, come questo, che ti porta in una realtà, in una realtà separata senza separarti realmente dalla realtà. Ecco, si può raggiungere una realtà separata senza separarsi dalla realtà e senza drogarsi. Poi, vabbè, devo trovare altre cose da che siano balenghe, ciurlenghe o non so che, perché ne avrei qualcun'altra, ma mi devo preparare. Per esempio, adesso al volo, chi non ha letto questo? Io adesso ce l'ho perché me l'ha regalato una coppia mia zia. Avevo quello che aveva letto mio padre in italiano, adesso ce l'ho in spagnolo. È L'oro de los dioses di Erich von Däniken. Molto bello, molto balengo. Sono delle fiabe moderne. È inutile dire di più perché il nostro amico Paolo Trevisan, questa volta non gli cambio nome in Marco, Paolo Terevisan, ne ha letto già a sufficienza. E c'è poco da dire. Nelle immagini il nostro caro amico Erich von Däniken, magari ben intenzionatamente, vede quello che il suo cervello gli dice. Questo invece non è balengo, ma parla di cosa balenghe. Ci sarà anche in Italia di Kenneth L. Feder. Frodi, miti e misteri, cioè appunto di come sono state malinterpretate le cose del passato. E qua qualcosa sociologicamente interessante, che era di mio padre, è costato 1800 lire,
finito di stampare il 22 dicembre 1967 della Bompiani i dischi volanti di Coral e Lorenzen. Cose più ballenghe di così ti fa capire come la gente ingenua e credulona segue qualsiasi corrente. È illustrato con foto di dischi volanti che non sono né dischi né volanti. Per finire, ho letto tanti libri di arti marziali, ma i più balenghi sono questi di Ashida Kim: Ninja controllo della mente, che ti esporrebbe dei segreti di controllo mentale dell'avversario. E poi anche questo ninja segreto, che presumibilmente, oltre a ripetere le tecniche di controllo mentale, ti insegnerebbe anche il controllo fisico del nemico. Ma uno vede che non sono delle vere tecniche di ninja, perché altri libri, come quelli di Atsumi Sensei, come si chiama? Sì, adesso mi sono scordato, però Atsumi Sensei, una cosa del genere. Ma Saki Atsumi Sensei della Bujikan Dojo sono migliori di questo. Questo è come quello che è venuto dopo, Choson Ninja, no? Ecco, si inventa delle cose balenghe che non spiega le tecniche, semplicemente fa vedere come dare calci e pugni, ma possono essere di karate. Ecco, fin qui vi ho narrato di alcuni dei libri più grossolanamente balenghi. Poi è logico che potrei fare una lista un po' più larga, perché sono razionalista, agnostico ed ateo. Non includo i libri delle tradizioni, perché sono tradizioni letterarie. Devo ancora leggere La Quarta Via, un libro che è anche super balengo, perché... Certo, non lo sono riuscito a finire. Non dice tutte cose cattive. Ma non dice neanche cose buone. E della Madame Blavatsky, Iside svelata. Per l'epoca sembravano realmente conoscimenti ancestrali. Invece, questa signora ha fatto un libro che è un compendio di cose che puoi leggere nella Rivista dei Misteri, nel Giornale dei Misteri, in altre pubblicazioni da edicola, e che poi riflette soprattutto il pensiero anticattolico dei protestanti e dei pentecostali. Quindi probabilmente ha studiato in circoli massonici, pentecostali, e c'è un rigurgito anticattolico e anticristiano convenzionale. Poi magari lei ha unito le sue esperienze di viaggi e le sue deduzioni del tutto personali e viene qualcosa di originale, ma oggigiorno basta indagare in internet perché gli eredi di Blavatsky continuino a pubblicare le loro ferneticazioni, ma lei parla di induismo e di buddismo come rivelando cose strane. Invece ti leggi qualcosa del Dalai Lama o di maestri dell'induismo, sono più semplici da capire e non c'è nulla di quell'esoterismo che la Blavatsky dice. Quindi sono delle interpretazioni che, se fatte in buona fede, sono dei deliri, o se no voleva creare una scuola originale. Comunque
alla Blavatsky e a Olcott non va tolto il merito di aver iniziato l'esplorazione delle tradizioni orientali, introducendole a un largo pubblico, così come l'opera di Lobsang Rampa, che è un fraude e che io ho letto quasi interamente, non lascia di aver servito per introdurre il buddismo tibetano alle masse, anche se poi naturalmente sono tutte delle cose immaginarie. Io vi consiglierei, invece di leggere Lobsang Rampa, di leggere Lama Anagarika Govinda, il Dalai Lama e tutti i libri dell'astrolabio e della Mediterranea. Bene, probabilmente editerò in bassa risoluzione questo video, perché altrimenti ci metterò ore per editarlo. Passando ad altro, io mi domando come un leader carismatico ed intelligente come Beppe Grillo si sia fatto una campagna elettorale realmente mostruosa. Perché ha parlato di andare oltre Hitler? Perché ha detto che vivisezionerebbe un cane o una persona, non so. È orrendo, ma se è caduto in una provocazione, ma perché rispondere in quel modo? Certo, gli dicevano che era fascista e lui ha detto: io addirittura vado oltre Hitler. Non so, ma datti una calmata. Vabbè, ma sei responsabile di un movimento in cui la gente credeva. Non so, è cose da pazzi. Di fatto il centrodestra non è arretrato, ma è arretrato il Movimento 5 Stelle a favore del PD, che dicevano che era peggio del PDL perché gli mancava pure la L, e così gli hanno regalato voti. Non so, un autogol così mi sembra strano. E poi che altro dire? Che nessuno parla realmente di cosa succede in Ucraina, che può essere una cosa molto pesante per l'Italia perché ci saranno tagli di gas. E non so, è da irresponsabili. Che fa l'Italia per salvare le cose lì? Non lo so, spero qualcosa. E poi i mondiali, ancora non hanno finito gli stadi, ma voi dall'Italia andrete in Brasile? È da pazzi spendere così tanto denaro, e mancherà la sicurezza. Beh, sto ancora leggendo questo libro. Archetipi di Emile Zola. Poi al più presto vi parlerò un poco di Emile Zola. C'ho anche molti libri in fotocopie, perché ho frequentato 6 o 9 mesi l'università nella carriera di filosofia, poi non ho potuto continuare. Infatti ho tanto delle fotocopie qua, tutte queste, anche di sociologia, e delle fotocopie in quel mobile lì. Beh, adesso si è fatto tardi, credo. Vediamo che ora è. Sono le 11:38, no, 30. Non so, vi vorrei parlare ancora di più. Poi il video viene pesante, infatti gli dovrò fare dei ritocchi. Magari durante il giorno filmerò qualcos'altro. Per adesso tolgo il disturbo. Vi ringrazio molto di seguirmi. Io faccio il possibile per comunicare le mie cose con voi. Come vedrete, non ho un editore di video molto buono. Non ho degli effetti speciali, delle intro, delle musiche, delle colonne sonore, anche perché coi diritti d'autore ti fanno togliere la traccia audio, quindi se ascolti che neanche parli. Però detto questo, fra mille difficoltà,
cerco di compartire del materiale con voi. Mi raccomando, votate mi piace, mettetelo fra i vostri favoriti il video ed iscrivetevi al canale. E se possibile fate clic nei banner pubblicitari, così magari mi danno qualcosa. Ciao! Alla prossima, grazie di seguirmi, in bocca al lupo e ciao. E mi raccomando, Pietro Trevisan, rispondimi, qual è l'archetipo che si nasconde dietro le cazzate di Beppe Grillo, la situazione politica, sociale ed economica in Italia, gli zombie? Ti seguo sempre e ritorna alle letture bibliche quando puoi. Soprattutto dell'Apocalisse, però, è qualcosa di gnostico, tanto per gradire. Ciao!